Buongiorno gente, benvenuti in questo nuovo video. Siamo di nuovo in viaggio e ci troviamo a Parigi. Sono qui per trovare Irene, che mi stava aspettando ormai da secoli, e oggi andiamo a farci un giro per Parigi. Andiamo a rivedere tutta la bellezza che c'è in questa città meravigliosa, e come sempre voi venite con me perché mi piace un sacco portarvi con me nei miei viaggi. Sono a casa di Irene ed è un posto davvero delizioso. Questa è la vista dal balcone, che meraviglia! Ora mi sono preparata e sto per uscire perché vado ad incontrarla per colazione. Ha scelto un posto apposta per me, tutto senza glutine, per cui non vedo l'ora di andare a vedere che cosa c'è per me lì. Andiamo! Eccoci alla chiesa asimmetrica, qui non c'ero mai stata. Parigi è troppo grande però, cioè io pensavo di aver visto buona parte, invece cioè, mi mancano un sacco di cose. Irene, dove ci troviamo? Questo è il Jardin de Luxembourg, ci troviamo di fronte al Senato e all'orizzonte si intravede la cupola del Pantheon in cima alla colonna. Wow. La nostra prossima destinazione. Sono con la nostra guida di fiducia. Che è un po' di mal di gola. Che è un po' di mal di gola e mancava un po' da queste parti, però ci stiamo facendo fare il tour di Parigi. Ripeti? La chiesa. Questa è la chiesa di Saint-Étienne sulla collina di Saint-Geneviève e l'interno è molto interessante. Andiamo, andiamo a scoprirlo. Andiamo. Hai visto il film Midnight in Paris? Midnight in Paris, sì. Woody Allen. Era qui. Questa discesina è dove viaggia nel tempo. Wow. È la scalinata in cui è aspetta, vero. E si trova davanti la macchina degli anni 30 su cui sale e si ritrova negli anni 30. Che bello! Midnight in Paris è molto bello, è uno dei miei preferiti. Anche dei miei. Che cute! Il giardino esterno, meraviglioso anche qui. Dopo la moschea abbiamo fatto un salto da un'amica di Irene e adesso invece siamo nel giardino botanico, che ha delle serre gigantesche. Fortunatamente anche il tempo dalla nostra parte e si è schiarito un po' e quindi c'è anche un po' di sole. Vi faccio vedere l'arsenale di Parigi. Il porto, per modo di dire, come dice Irene. Abbastanza impressionante, anche perché spostandomi fin qui non si vede niente perché sono abbastanza nana, invece se mi sporgo vedo tutto quanto.
E questa è l'opera, il teatro dove si fanno i concerti musicali. Vi sono mancata? Voi mi siete mancati tantissimo. Oggi è andata molto bene, abbiamo fatto colazione da Noglu, un posto senza glutine dove fanno anche le brioche davvero buonissime, senza glutine, non come quelle tipo briochose, ma proprio croissants. E quindi sono super felice. Poi abbiamo fatto una super passeggiata che avete visto e poi siamo arrivati a casa di Irene, dove vive col suo compagno, e abbiamo pranzato. Dopodiché sono tornata e mi sono preparata perché stasera andiamo fuori a cena per festeggiare il compleanno di Irene un mese dopo, però comunque è sempre un'ottima occasione per ritrovarsi tutti insieme. Mi sono vestita super chic, pantaloncini, gonna e top e blazer, mi sento super parisienne e non vedo l'ora di andare fuori a cena. Il posto è super carino, dopo ve lo farò vedere, però si chiama Ground Control ed è un posto tipo una sorta di capannone, se ho capito bene, dove ci sono diversi punti dove acquistare cibo da mangiare tutti insieme e quindi scelta per tutti i gusti e tutte le esigenze. Ora andiamo, vi farò vedere tutto quanto ovviamente e spero vi stiate divertendo. Sono andata a prendere anche dei fiorellini super carini per la Ida e adesso sono arrivata al locale. Buongiorno, è iniziato un altro giorno qui a Parigi. Io sono pronta di nuovo per uscire. Mi sono vestita super super sexy e super parigina. Sto indossando un sacco di strati, però sotto c'è una vamp e quindi sopra trench, sotto la giacca bianca con i fiorellini e sotto il vestitino tutto attillato nero. Praticamente la situazione è questa e come scarpa indosso i Dr. Martens. Prendo la mia borsetta e vado. Oggi si va a Montmartre e anche se non si pronuncia così ce lo facciamo andare bene lo stesso. Vado lì ad incontrare Irene e il suo compagno e vi dirò, non ci sono mai stata, per cui le aspettative sono super super altissime. Ci vediamo tra poco lì. Wow! Ma tutte? Tutte devo trovare in italiano, ce ne sono tre. Cominciamo dal muro dove c'è scritto ti amo in tutte le lingue del mondo. Ho visto ti voglio bene, però non ti amo. Ti voglio bene qui. Ma non c'è scritto ti amo. C'è scritto anche ti amo? Ho trovato solo ti voglio bene. Ah, ok. Ti amo. Ti amo e là in mezzo. Non funziona così. Oddio. Non è giusto. Mi hanno spoilerato ma non lo trovo lo stesso. Meno male. Meno io. C'è anche il Maori. È bellissimo. Hai trovata? Brava. Magari devi avvicinarti che da qui lo so. Dici. Chi lo sa? Intanto l'ho trovato in rumeno. Sì, non l'avrei mai visto da niente. Vediamo.
C'è il greco? No. Sono una pessima influencer perché mi perdo sempre i racconti migliori. Cioè, io me li ascolto tutti, ma ve li perdete voi perché non filmo. Vabbè, Irene stava dicendo che Montmartre è praticamente Butte è una collina. Esatto, è una collina, una delle tre colline di Parigi. Si spera, ecco. E in origine non faceva parte di Parigi, era un villaggio isolato. Ok. E quando è stato annesso a Parigi gli abitanti non erano molto contenti, quindi è rinomata per la caparbietà e la tenacia dei suoi abitanti. Una particolarità è che su questa collina viene prodotto l'unico vino parigino, rimane una vigna originaria, e fanno una festa, una specie di vendemmia ogni anno in cui fanno assaggiare il vino dell'anno. Perfetto. Voilà. È il luogo perfetto per me. Io adoro il vino. Guarda, ci sono un po' di zigzag. Un po' di zigzag. Let's go. Qui a Montmartre è stato filmato anche Amélie. E questo è il verduraio. Però non possiamo dire verduraio. Dove lei prendeva? Cos'è che prendeva? Dove lei, aspettando di fare la spesa, mette la mano nel sacco di fagioli. E infatti c'è anche la sua immagine lì. Carino. No. Dalida, sento il gesto di Dalida. La versione parole. Ah, wow! Era la sua casa questa. Abitava qui. Commento fuori campo, non mi piaceva. Non mi piaceva. Questa è la famosissima Casa Rosa, la più dipinta di Parigi, dove hanno abitato una serie di nomi super fighi, tipo Picasso, anche Picasso, Renoir, Apollinaire, un paio di nomi. Un paio di nomi così, a caso. Vedi, le opere di Utrillo sono immagini di Montmartre. Wow, la vista nord di Parigi, verso la periferia. Le banlieue où il faut pas aller. Immancabile Tour Eiffel. Mi sa che la vedremo solo da lontano in questo giro a Parigi. Dei pittori? Che bello qui. C'è un sacco di artisti che vendono i loro quadri. Okay. E li trovi qua tutti nella piazza. Dai. Sono anche persone che fanno ritratti, di disegni dal vivo. Uno di quelli che hai in casa te l'hanno fatto qui? No. No? No, sono tutti il disegno che c'è sopra il letto di un amico. Ok. E gli altri... ragazzi. Thank you.
anche verso la fine? Stiamo andando verso un'altra scena iconica del film Amelie, quindi siamo alla base di Montmartre e stiamo andando alla scena finale, una delle scene finali di Amelie. Okay. Quando lei fa correre in cima alla collina il povero Nicolà, okay, che dall'alto la vede e scende di corsa tutti gli scalini per andare a raggiungerla. Bellissimo. Wow, che meraviglia. Stiamo entrando in un luogo che cosa fanno qui? Sculture di cioccolato. Che meraviglia. No, ma io voglio comprare tutto adesso. È uno specialista, è un artista che oltre a questi fa i pugnamà, che sono quei dolci tradizionali delle tue spalle, che hanno un rapporto di bucca farina. Wow. E questo è un burro. Che peccato, queste non le posso mangiare, però cioè non possiamo uscire mani vuote da qui. Ai, mi sto sentendo male. La cosa più buona qui dentro da portare a Olivia? Lei mangia glutine, mangia tutto. Yum. Oh mio Dio. Questo mi sa tartufi. Oppure fa con porno te. Oh my God. Questi sono cioccolatini, biscottini. Fare te un misto di questo Siccome non lo faccio mai, abbiamo già mangiato metà scatola di biscotti alla cannella. C'erano quelli con il grano saraceno e quindi perfetti anche per chi non mangia il glutine. E sono buonissimi, cioè tipo sono burro. Buonissimi! Sono burro che cammina, siamo super entusiasti, però non riusciamo a fermarci, sono troppo buoni, troppo. Li consiglio, cioè se venite a Parigi dovete fare tappa qui e fare shopping come ho fatto io. Ho speso tipo 35 euro in roba dolce. Ho scoperto una cosa fighissima, siamo sul canale San Martin e ho scoperto che c'è questo sistema di ascensori per le barche, dove praticamente qui c'è un livello più alto dell'acqua e lì sotto ce n'è uno molto più basso. Praticamente se la barca deve scendere da lì a lì, arriva praticamente in questo punto qui dove l'acqua viene caricata, raggiunge il livello alto, la barca entra, si richiude, poi si apre quest'altro cancello qui e piano piano il livello dell'acqua scende per raggiungere quello più basso e poi la barca da qui può proseguire. È un sistema davvero super figo, non l'avevo mai sentito né visto da nessun'altra parte e mi incuriosisce un sacco. Che cute! No vabbè, ma guarda che meraviglia, cioè sembra... Thank you.
Questo posto è davvero spettacolare. Questa è la parte dietro dove ci sono i bagni e la sala per è un posto super radical chic che qui chiamano Bobo. E le fanne sono arrivate. Le fanne faccio piazza così da... Stiamo facendo praticamente brunch. C'è un sacco di roba su questo tavolo. Abbiamo il pastel vegetariano, la frutta, vinaigrette, cos'è? Quale? Aubergine, cos'è? Caviar. Caviar d'aubergine. Poi questo... Rillette. Gardo Sterlitz. Gardo Sterlitz. Attention à la marche en descendant du train. Please mind the gap. Cioè, il comignolo è la canna fumaia del caminetto, credo. Questo l'ho pubblicato. No, no. Mi metti la musica da bohème. Il mio weekend a Parigi sta finendo, è finita anche la seconda giornata ed è stata una giornata super piacevole dove abbiamo camminato tanto, mangiato cose buonissime, abbiamo fatto un giro a Montmartre e abbiamo fatto tutto il giro nella collina. Siamo saliti passando per tutte le viuzze più carine, quelle che vi ho fatto vedere. E poi abbiamo preso un po' di sole sui gradini, poi siamo scesi, abbiamo fatto un giro nel 10° arrondissement e poi nel 3° e poi siamo ritornati alla Bastille dove poi abita Irene. E stasera invece abbiamo passato una serata in compagnia di amici e devo dire che ho il cuore pieno perché sono delle persone super wow. E il mood qui è davvero molto molto bello. Mi sto un po' innamorando di questo posto così meraviglioso. Parigi è davvero una città bellissima e parto un po' col cuore spezzato, però pieno di gioia e pieno di un sacco di esperienze bellissime, anche perché ho visto un sacco di posti belli che non avevo ancora visitato nelle volte precedenti e ho mangiato anche cose molto molto buone. Infatti la mia pancina ringrazia soprattutto per il pranzo di oggi, perché le Comptoirs Général è davvero un posto veramente bello, merita perché è davvero spettacolare. Io ora sono un po' stanca, devo ammetterlo, è tardissimo, è quasi l'1 e mi devo alzare tra 4 ore perché ho il volo alle 8:30 e mi ci vorrà più di un'ora per raggiungere l'aeroporto e quindi va così, finisce di corsa e si spera tornerò presto, anche perché ormai il mio secondo pezzo di cuore vive qui, per cui basta. Magari domani mattina vi faccio vedere qualcos'altro, ma siccome sarò sicuramente di fretta e non avrò tempo di guardarmi troppo intorno, non riuscirò a farvi vedere molto, per cui direi che vi saluto qui. Se riesco a infilare qualcos'altro sarà un bonus, altrimenti vi ringrazio di essere stati da queste parti anche oggi. Ci vediamo come sempre venerdì prossimo alle 2 con un nuovo video. Ma fino ad allora vi mando un mega abbraccio gigantesco e alla prossima. Ciao!